quest'albero non si tocca, Alberto. Mi piace così com'è. Ma io lui lo vedevo darsi prima per quei giovanotti innamorati che si lasciavano morire d'amore. Sì, perché secondo lui chi non può vivere col proprio amore è meglio che muoia. Ma però io mi sono sempre domandato, ma alla povera Nini l'avevo ucciso di più il freddo, la fame oppure l'amore? Comunque io li vedo miei giovanotti immersi nella neve in Francia, a Parigi, dove fa sempre un po' più freddo che qui da noi, e dove anche la fame forse ma si sente un po' di più.
giardino mi sembra più silenzioso. Più grande, forse. Ma sono scherzi che si fanno a questo maestro. Andarsene così senza neanche finire la storia della piccina. Della Liu, la mia preferita, che muore anche lei di un amore troppo grande. Visto delle fiori. Le ho appena colte nel nostro giardino. Tanto noi ormai non ce le facciamo. Ma sono cose che si fanno a queste maestre. Andarsene così, lasciarci soli in un giardino senza. Sì, senza più padroni, insomma. Visto l'albero. Sì, un innesto fatto io oggi. Cresceranno delle foglie di un colore diverso, ma è sempre il vostro albero, con un poco di me dentro. Ci si terrà compagnia. Mica vi dispiace, vero? Sì, mi mette il fiore. Un momento di pazienza, adesso vi metto. Oh. Questi poi erano i vostri preferiti. Sì, però io poi, il maestro, non ci voglio più tornare. Non voglio più tornare in questo giardino. Sì, perdonatemi, ma è così. Non abbiatene male. Non è più la stessa cosa.